Cronaca, costume, società. Inizia il viaggio con Ieri Oggi. Nel 1822 viene istituito il Corpo Forestale. Il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale destinandolo alla custodia e alla tutela dei boschi. Vestiti con una divisa in panno turchino, bottoni di metallo dorato e tesa in testa, il nuovo corpo adottò come stemma araldico un'aquila, con sotto il motto Pro Natura Opus ed Vigilanzia. Ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare. E usciva oggi nel 40 un film che rimane nella storia, Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Indimenticabile il discorso all'umanità di Charlie Chaplin, premiato da incassi record e con 5 nomination agli Oscar. Con questo film Chaplin smise per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Il Moratorium Day, con milioni di persone, in larga parte giovani, sfilarono per le principali città per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Si trattò della prima grande manifestazione per la pace nella storia, da cui trasse lo spunto movimenti pacifisti di tutto il mondo. Ed è un vero record che riguarda il calcio. In Serie A, la gara con più gol segnati è proprio il 15 ottobre del 1972. La gara era Milan-Atalanta, terminata 9-3. I marcatori: Bigon, Prati, Rivera, Benetti, Chiarugi, Divina, Carelli e Ghio. E chiudiamo l'appuntamento di Ieri Oggi con i compleanni. Il volto noto di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, compie 57 anni. Auguri a Matteo Garrone, il regista festeggia 52 anni. Infine spegne 52 candeline l'ex giocatore e l'allenatore di calcio di Didier Deschamps.